Innanzitutto siamo sempre in un luogo sacro, questo è il primo luogo sacro che è stato creato per Sant'Ampelio, cioè diciamo per Ampelio perché non era... Vi dico subito che Sant'Ampelio non è né un prete, né un frate, né un monaco, era un uomo normale, faceva di professione il fabbro ferrario. Chi era Ampelio? Ampelio era un bravo ragazzo, quello giovane, contento, figlio di una buona famiglia egiziana che dice mi faccio una bella vita. A un certo punto, come capitato a molti, sente il mio richiamo e decide di diventare un eremita. Gli eremiti, tutti pensano, gli eremiti, straccioni, vivono nel deserto, non capiscono niente, si mandano le locuste, più o meno è così, con una grande differenza, che erano persone colte ed erudite. Infatti quasi tutti arrivano, o sia di provenienza, sono andati a studiare in Egitto. Perché? Perché in Egitto, sino al 400 circa, esisteva la famosa biblioteca di Alessandria, dove erano custoditi, c'era la conoscenza del mondo antico. E Ampelio è uno di questi, ritrova, vive in solitudine, si coprivano con un mantello di pelle, avevano un bastone che non abbandonavano mai e vivevano in solitudine per un certo periodo di tempo, ma lavorando, perché lavoravano, non chiedevano l'elemosina, accettavano offerte e non chiedevano l'elemosina. E lavoravano tutti e lui è un fabbro, diventa un fabbro ferraio, dicono anche un infatti Sant'Ampelio è patrono d'Italia dei fabbri ferrai, però non di quelli, di quelli che facevano medievali, che facevano le chiavi dei castelli, cosiddetti ciavari. C'erano gli intrecciatori, c'erano i tessitori, c'erano i sarti, c'erano i falegnami. Quello che producevano lo barattavano per la loro sopravvivenza oppure lo davano a un convento dove lui è bravo, cura con le erbe, ha questi doni che il Signore gli dà e diventa famoso. Lui non ama questo genere di vita, non era un politico dei nostri giorni che vogliono apparire, lui non voleva apparire, si ritira in un monastero. Un monastero dove c'erano altri 500 monaci, esistevano due monasteri a Tebe. A Tebe era Luxor, cioè sempre in Egitto. E ce n'era un altro dove ce n'erano addirittura 1000, dove vivevano, e una volta entrati non sarebbero più potuti uscire, però lui riesce a avere il permesso di andare via, perché anche lì la fama lo segue, è buono, è bravo, e va via dall'Egitto come fanno molti altri, e approda a Bordighera, voi direte parte da Tebe. Poi è sbarcato qui, e questa è la storia vera e propria, nel 411. In questi squilli dovete pensare che non c'era niente, c'erano solo scogli, grotte. Popolazione in questa qua c'era ben poca, cioè poteva essere qualche gruppo di pescatori, qualche gruppo che coltivava la terra. Bordighera non esisteva, cioè c'erano quattro casolari, non c'era assolutamente niente. Bordighera è stata fondata nel 1470, lui arriva 1000 anni prima, cioè quindi si insedia in questo luogo, però pur isolato era un luogo già frequentato, perché Ventimiglia era una città già antica, Matuttia, Sanremo, era già, qua c'erano ville, c'era già un po' di gente. Lui approda in questo luogo, non qua dentro, ma qua sotto, in una spelonca in mezzo agli scogli, e continua col suo lavoro di fabbro. La gente anche qua comincia a sapere che c'era, perché avevano anche bisogno di attrezzi, perché non è che i fabbri a quei tempi ce ne fosse uno come adesso che si va a farsi fare. Lui poi è il protettore dei fabbri ciavari, quelli che facevano le chiavi. Infatti a Roma c'è una chiesa che ha Sant'Eligio, perché Sant'Eligio e Sant'Ampelio sono i protettori dei fabbri, che sono proprio, c'era una confraternita dei frati ciavari dedicati a lui, perché a quei tempi le chiavi non erano come quelle di adesso, quelle grosse, un po' più forse. Vive in questo luogo, si fa voler bene, non era un sacerdote, lui era un monaco, un laico come era San Francesco. E anche qua la fama lo segue, perché? Perché si dice che lui prevedesse il futuro, neanche interpretasse, cioè lui prevedeva cose che sarebbero successe, interpretava i sogni, interpretava il futuro, curava, e chi lo andava a trovare ne usciva con pace, con serenità, con tranquillità, e vive in questo luogo. Come tutti gli uomini che vivono da soli, e buoni, il diavolo dice: come, questo qua mi porta via un sacco di clienti, io devo
devo fare qualcosa per sviarlo, per tentarlo, e lo tenta, cioè una delle tentazioni, come si tenta un uomo che vive da solo in solitudine, gli si presenta sotto le specie di una gran bella signora che lo tenta nella carne, cioè lui si accorge che è una tentazione diabolica, cosa fa? Faceva il fabbro, agguanta la prima cosa che ha portata di mano, un ferro arroventato. A mani nude lo prende e lo scaglia contro il demone, scacciandolo. Da quel momento il Signore gli darà la facoltà di maneggiare i ferri arroventati senza scottarsi la capito. Questa è una leggenda. Anche perché Sant'Apio qua ha vissuto poco, ha vissuto in questi luoghi solamente 17 anni. È arrivato nel 411, è morto il 5 ottobre del 428, Sant'Apio. Non si sa, come ho detto, quando è venuto qua, quanti anni aveva. Che praticamente noi la storia vera e propria siamo dal 411 in avanti di Sant'Apio. E meno male che alla sua morte questo piccolo gruppo di persone ha tenuto le spoglie di questo santo, tramandandosele nei vari secoli che sono passati, con le varie popolazioni come andava aumentava, e consegnandoli poi queste spoglie, le tenevano in questa stanza, in questo luogo, questa piccola abbazia, quando sono venuti i monaci benedettini che hanno costruito questa piccola abbazia, li tenevano su questa pietra qua romanica, una pietra tinta viene dalla pietra romanica, avevano messo dalla turbile, questa pietra qua, e tenevano il corpo di Sant'Ambrogio in questa stanza. Lì avevano un altare dove venivano a pregare la sera, a me dell'altare ci sono rimasti solo due monconi, e la parte sopra, la messa dell'altare, proprio un pezzettino, è ancora incastonata nell'altare di sopra. Al resto dell'altare non ce n'è più, solo un pezzettino piccolo dell'altare incastonata nella vecchia altare di sopra. E qui venivano a pregare la sera al santo, e lo veneravano in questo luogo qua, e le sue spoglie in questa stanza qui sono rimaste solamente fino al 1150. Perché ha avuto una vita molto travagliata, però l'ha avuto più peregrinazioni da morte che da vivo. Come ho detto, nel 1150 è successo che qui c'erano, un po' come in tutta Europa, c'erano questi signori del luogo che comandavano, principi, conti, baroni, e facevano parte della contea di Ventimiglia. All'epoca era il conte di Ventimiglia, come andava fino a Bordighera. A quell'epoca era anche un bel personaggio della storia, che era il Corsaro Nero. Già di solo aveva una bella fama il Corsaro Nero. Da Sanremo poi comandava Doria, già i genovesi. In una di queste frequenti battaglie che facevano tra di loro, avendo perso la guerra al conte di Ventimiglia, ha pensato bene, per riavere i prigionieri, non di barattare, ma di venderli. L'unica cosa importante che aveva, il corpo del santo, perché all'epoca i santi appartenevano proprio ai signori del luogo, sia che morivano sia che nascevano, erano loro i proprietari, non era la chiesa. E la chiesa sono stati passati poi verso il 1500, che la chiesa l'ha presi sotto di sé, ma all'epoca comandavano loro del corpo del santo, era una cosa prestigiosa, perché, come vi ho detto, l'ha venduto a Genova. Ben felice Doria si è preso le spoglie del santo, da prima si è portato fino al 1200 in una chiesa di Sanremo che faceva parte della contea di Genova, e poi se l'è portato direttamente in una chiesa di Genova. Man mano che cominciava a crescere la popolazione a Bordighera, volevano avere indietro le spoglie del suo santo, anche se l'avessero comprato, però il santo è nostro, in tradizione lo rivogliamo noi. E andavano a bussare sempre a Genova, poi addirittura in un secondo tempo a Roma, quando c'erano i vari papi, e non riuscivano mai a avere questo corpo. Se non che verso la fine del 1500-1550, tramite il papa di allora, che era Sisto V, erano usciti a farsi dare solamente un pezzo di femore della gamba. E tutto il resto del corpo non si sapeva più che fine avesse fatto. Perché poi passano altri secoli, continuano a bussare per farselo ridare tutto sto corpo. A un certo momento arriviamo quasi ai giorni nostri, nel 1900, che di questo corpo se ne era perso un po' le tracce. Anche perché una volta, per problemi che gli portassero via gli ori e i corpi, spostavano i corpi dei santi e gli ori in varie chiese. Ogni tanto cambiavano chiesa. E allora c'era il problema che nessuno sa più neanche dove era sto corpo. I casi della vita hanno voluto che arriviamo ai giorni nostri. Seconda guerra mondiale, 1945. Eh sì, infatti l'ha scritto. Viene bombardata pesantemente il porto di Genova, in una chiesa di Genova, precisamente la chiesa di Santo Stefano, che è lì vicino al porto di Genova, è andata distrutta la chiesa, e dietro un altare che è andato distrutto trovano una scatola anonima, una scatola di rame, che meno male, come vi ho detto, era in mano a questi monaci benedettini che avevano costruito questo piccolo eremo qua sotto.
dove c'è una pergamena dove è segnato osso per osso e di chi è. È una cosa bellissima, anche io l'ho vista quella pergamena. Penso che qui facendo i lavori, che apriremo un piccolo museo di Sant'Apollo, lo porteremo anche giù. Così finalmente, tramite l'interessamento del lavoro cardinale Siri nel 1945, finalmente Bordighera riapre il corpo di Sant'Apollo. L'hanno portato qui però nel 1947, il 16 agosto del 1947, è stato portato qui con una nave militare, grandi onori, sono venuti da Roma, quando si sposta un santo... E a Genova non ha detto niente. No, sono venuti anche da Genova, perché il corpo è nostro, Siri l'ha ridato alla città di Bordighera. Ha dato il Papa, poi qualche giorno l'hanno dato a Bordighera, non ha dato più niente. È stato riportato qui con una nave militare. Intanto la popolazione di Bordighera aveva preparato un'urna d'argento, vivete di cristallo, dove dentro c'è una statua di cera, che è la figura di Sant'Apollo, che praticamente è un sarcofago. È aperto nella schiena e a questa altezza qui del dorso c'è una scatola, non più di rame, stavolta di cristallo, con le ossa del santo. Non è qui, questa urna, è a Bordighera alta entrando. Nel secondo altare c'è il corpo di Sant'Apollo. Adesso veniamo alla storia vera della chiesa. Come vedete, questa qui è la piccola abbazia, che era il 900 e l'anno 1000, ed era costruito questa parte qui, più la parte più antica della chiesa, che è l'ultimo pezzo vicino all'altare. Che è quello dove adesso ci sono dove c'è l'altare. Le impalcature. No, quella della chiesa, quella è la parte vecchia, sì, come sì, questa qua. Entrata, si entrava da questa parte qua, come vi ho detto, e poi c'era la scala ancora interna che saliva da questa parte qua. La vecchia scala, ancora più vecchia, che andava su in chiesa. Questa parte qua non si conosceva, si è conosciuta solamente intorno agli anni 70, perché come vi ho detto, bruciando la chiesa di sopra, purtroppo tra l'800 e il 900 tante opere d'arte in Italia e nel mondo sono andate tanto distrutte, perché avevano la mania di quello che trovavano, o il cemento o ci pitturavano sopra. E anche la chiesa di sopra, una volta, era intonacata tutta con prima parte, che era nuova, la parte questa del 1800, era tutta uguale, era tutta intonacata. Meno male che si è bruciato, hanno tolto l'intonaco, proprio perché avevo aperta tutta, e hanno trovato questa entrata qua che non sapevano neanche che c'era. All'inizio c'era solo l'entrata, il piccolo pezzo, e basta. Ha trovato questa entrata qua. E finiva lì, perché al di là di quel muro lì c'era il cimitero, lì c'era il cimitero di questi monaci benedettini, c'è ancora due lapidi, ho trovato, che avevano questo piccolo diramo qua sotto. Vedete che la chiesa, una volta le chiese non le costruivano una volta sola, avevano i soldi, ci hanno piegato diversi secoli per fare la chiesa, se le guardi le pareti, quella verso la montagna del 1200, l'ultimo pezzo è del 1400, la parte più vecchia, verso il mare, mentre la prima parte è dell'anno 1000, come questo pezzo qua. E questa è la piccola storia di me, perché come vi dico, è aperta solo poche volte avanti. Entendo.